Buongiorno ragazzi. Allora, oggi è già uscito il video della rubrica Portieri Mondiali, ma in questo caso ho deciso di fare un nuovo video. Nuovo video che intitolerò rubrica Rassegna Stampa. Perché? Perché ho deciso comunque che quando ci sarà qualche articolo importante sui quotidiani sportivi di andarlo a commentare insieme a voi. E quindi questo articolo è la prima pagina, tra l'altro, della Gazzetta dello Sport che dice: Vicario, il futuro importa, la signora è in buone mani. Il dopo Szczęsny è cominciato, avviati i contatti con l'Empoli, la Juve chi vuole chiudere per il portiere già a gennaio, Zoff lo promuove a tutta la concretezza di noi friulani. Andiamo a vedere l'articolo al suo interno. Eccolo qua. Allora, gli uomini mercato sicuri per la porta del futuro, il primo nome è l'Empolese, grande tifoso bianconero, operazione da definire già a gennaio. Tra l'altro, di lato vediamo dei fenomeni del ruolo che hanno fatto la storia della Juventus e non solo, cioè Gian Piero Combi, Sentimenti Quarto, Stefano Tacconi, Angelo Peruzzi e Gianluigi Buffon. In fondo all'articolo invece abbiamo, questo è molto interessante, il mitico Dino Zoff, ecco, che dice una cosa importante. Allora, a me Vicario piace molto, soprattutto per come si muove tra i pali e per come para. La critica invece ultimamente mi sembra più concentrata nel giudicare come si comportano con i piedi i portieri. E questa è una cosa che mi preme molto. Perché? Perché mi preme molto questa cosa? Perché Vicario è un portiere, sì, del futuro, cioè è un portiere che gioca bene anche con i piedi, ma soprattutto un portiere che sa parare. E questa, secondo me, è la cosa determinante, cioè il portiere deve saper parare. E questo è sempre stato un mio mantra e voglio che continui ad esserlo. Per me il portiere principalmente deve saper parare. Poi, se sa giocare anche con i piedi, sicuramente in questo momento storico è importantissimo. Però per prima cosa deve parare, come dice il buon Dino Zoff. Ora vi volevo far vedere una cosa. Ecco qua, che ora partiamo con il video. Ecco qua, queste sono le parate di Vicario in questa stagione. Per dirvi, un portiere. Allora, guardate un po', allora, questa uscita bassa è un'uscita che ormai non fa più nessuno. Questo attacco palla all'Angelo Peruzzi non fa più nessuno. Questa, guardate questa parata, come blocca il pallone con levagamba. Cioè, questo è un tiro ravvicinato che molti andrebbero a parare con il piede, lui addirittura la blocca con una facilità incredibile. Il levagamba, anche quella è una cosa che ormai si vede più poco, ma guardate anche questa. Quindi sta fermo, aspetta il pallone e poi sul primo palo ci va a mettere la manona. Questa contro il Verona, un'altra parata molto bella. È vero che il tiro di Lasagna è centrale, ma è vero che comunque bisogna metterci le mani a una distanza molto ravvicinata. E qua abbiamo invece una parata contro la Salernitana. Ecco qua, questa è una parata di chiusura del primo palo, quindi diciamo la parata più semplice di quelle che siamo andati a vedere. Poi abbiamo un'altra parata spettacolare, se non ricordo male, contro la Roma. Allora, vediamo. Ecco qua, eccola qua. Questa è una parata veramente spettacolare contro la Roma. Guardate la bellezza di questo intervento. Guardate. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Che parata incredibile. Ricorda leggermente quella di Buffon ai mondiali del 2006, anche se posizione era diversa, ma è una parata veramente favolosa. Quindi torniamo un attimo, ecco qua, la prima pagina della Gazzetta. Vicario, secondo me, sarebbe veramente un grande affare per la Juve, perché Szczęsny rimane un portiere di sicuro affidamento, lo sta dimostrando anche nelle ultime partite, è tornato ai suoi livelli standard, però sicuramente la Juve è giusto che pensi al futuro e quindi, come dice la Gazzetta dello Sport, con Vicario sarebbe in ottime mani. Allora, ragazzi, non so se vi è piaciuto questo video, spero di sì.
Come detto, questo è un nuovo format che farò, che sarà la rassegna stampa. E Guglielmo Vicario è uno dei miei portieri preferiti e spero vivamente per lui che possa andare alla Juventus o comunque ad una grande squadra. E vi ricordo sempre che uno dei tre libri che ho fatto è Portieri di provincia degli anni 90, 12 numeri 1, edito da Studio Biblos, che lo potete acquistare direttamente sulle mie pagine Instagram e Facebook contattandomi privatamente. Ragazzi, cosa dirvi? Vi saluto, spero di nuovo che il video vi sia piaciuto, seguitemi sempre sulle mie pagine, sui miei canali. Spero che la community diventi sempre più folta e che possiamo sempre andare di più a, dai, parlare, commentare i video, che sono cose per me molto belle, molto importanti perché ce n'è bisogno e perché soprattutto noi numeri uno siamo una categoria a parte, favolosa. Ragazzi, grazie, è stato un piacere raccontarvi per voi oggi questa rassegna stampa. Un abbraccio grande e ricordatevi che c'è sempre i video della rubrica dei portieri mondiali che devono ancora finire. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao ragazzi.